Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche in questo episodio saremo in contatto con la colonia aliena di Gonor, dove il nostro amico Ezezel è disposto a partecipare ad una super puntatona spaziale con un sacco di domande sia da parte nostra della Terra quanto varie domande da parte della colonia aliena di Gonor. Ok, cominciamo subito senza perdere nemmeno un minuto. Ezezel, potresti fare un piccolo riassunto per gli amici terrestri che si sono collegati per la prima volta a questo podcast e non hanno idea di cosa sia la colonia aliena su Gonor? Ah, va bene, perfetto. Allora, il riassunto lo faccio io, va bene? Ok. Allora, Ezezel e Theia sono due alieni che provengono dalla base di prossimità di Captain B, giusto? E sono per adesso in attesa sulla colonia aliena di Gonor, cioè su Marte, per studiare la evoluzione del quinto protocollo sul pianeta Terra. Ho detto tutto? Ok, grazie Ezezel per la tua collaborazione e le tue puntualizzazioni. Ok, bando alle ciance ed iniziamo subito con le domandone. No, niente, Ezezel, è soltanto un modo di dire per dire che basta con le digressioni, adesso si incominciava praticamente a fare le domandone. Tutto qui, capito? Ok, la prima domandona è questa. Ezezel, ci puoi dire qualcosa di spaziale? Wow, è proprio spaziale questa cosa. Sì. Ma che cosa implica questa cosa? La materia oscura è ciò che esiste nell'altro universo. L'energia oscura è la luce che romana dall'altro universo. Le leggi fisiche nell'extramondo sono diverse dalle leggi fisiche del nostro universo. Wow, questa è proprio una cosa spaziale. Ok, adesso passiamo alle domande dalla colonia di Gonor per il pianeta Terra. Perché i politici terrestri sono ladri e stupidi? Questa è proprio una bella domanda. È anche difficile da rispondere. Diciamo che così a naso si potrebbe dire che sul pianeta Terra ci sono tante nazioni in diverso stadio di sviluppo socio-economico
e nei paesi del primo mondo, dove le democrazie sono più diffuse, assieme a qualche monarchia costituzionale, che anche se è diversa è più o meno la stessa cosa. Hai capito? Ok, vabbè, lasciamo stare. Comunque diciamo che nei paesi del primo mondo gli elettori votano praticamente i politici. Beh, il ragionamento è ineccepibile, non è che si possa obiettare molto alla cosa. Si può dire che sì, in effetti è proprio così, o perlomeno la maggioranza delle persone è così, oppure non ci guarda e non bada praticamente alle caratteristiche qualitative e morali dei politici. Ok, diciamo che siamo giunti alla fine di questo episodio. Un grosso ciao al nostro amico Ezezel, che ci ha parlato della colonia aliena di Gonor sul pianeta Marte. E ok, un saluto, un grosso saluto, e ci sentiamo quanto prima. Ciao.